Il Signore sia con voi. E con il tuo Dal spirito. Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i discepoli di Emmaus riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: "Pace a voi". Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: "Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho". Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: "Avete qui qualche cosa da mangiare?" Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: "Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora tra voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi". Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse: "Così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni". Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo Siamo al quinto giorno dell'ottava di Pasqua, oggi è giovedì, appunto dopo la festa di Pasqua. Ancora le letture continuano a chiaramente farci entrare nel mistero che stiamo celebrando, di cui stiamo gioendo in questi giorni, la risurrezione di nostro Signore e il suo significato profondo per la nostra vita di fede. Qui, anzitutto, San Pietro continua la lettura di quanto visto nei giorni scorsi, dopo la guarigione dello storpio, fa un bel discorso, quindi, e fondamentalmente dice: "Che cosa ci avete da guardare? Pensate che noi siamo dei maghi che abbiamo fatto qualche sortilegio per far mettere in piedi questa persona. Abbiamo semplicemente invocato il nome del Signore Gesù e questo è stato guarito". E annuncia quello che è successo, ricordando una cosa molto importante, quindi che per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo, però Gesù era stato rinnegato, ucciso, questo era un annuncio costante nella primitiva predicazione, proprio da coloro che avrebbero dovuto riconoscerlo. E si comincia col dire: "Dio ha adempiuto così ciò che aveva annunziato per bocca di tutti i profeti". Quindi vedete che San Pietro ha imparato la lezione di cui parla il Vangelo e di cui tutti i Vangeli continuano a parlare, perché il problema grande per tutti gli israeliti, apostoli compresi, e che passando al Vangelo si vede benissimo, è che sono risorto. Qualcosa di strano, ve l'avevo detto, stava scritto tutta quanta la Bibbia. Quindi, strano se non fosse successo. È ovvio che quando si sta dinanzi ad un evento soprannaturale, gli apostoli, abbiamo sentito oggi il Vangelo che è il seguito dell'episodio dei discepoli di Emmaus, stupiti, sarà un fantasma, dice, guardano le mani, guardano i piedi, dice, e a un certo punto Gesù per togliere lo stupore dice: "Fatemi mangiare qualcosa, avete visto? Mangio". Immaginate la faccia, no? Però Gesù dice: "Perché siete turbati? Cosa c'è da essere turbati?" Cioè, voi sapete che avete visto il film di Padre Pio, quello con Castellitto, no? Quando incontra quel frate, gli dice: "Ma io l'altro giorno", dice, "chi ti ha detto questa cosa?" "Me l'ha detto la Madonna, l'ho vista l'altro giorno". E il frate gli dice: "Hai visto la Madonna l'altro giorno?" Dice: "Certo, sì. Allora, quando la vedi, salutamela".
Perché tu non la vedi? Cioè, normale, capito? Cioè, racconto questo episodio. Le cose della fede che a noi ci sembrano strane, sono normalissime. Capite? Qualche volta mi è successo negli anni passati di accompagnare qualche sfortunato fratello o sorella da qualche esorcista rinomato e c'erano persone strane, no? Hanno visto quelle cose, sono rimaste scioccate. Scioccato di cosa? Cioè, il diavolo esiste, cioè che c'è bisogno di venire a vedere l'esorcismo per vedere che il diavolo esiste? Che il diavolo esiste e fa il diavolo, perché il diavolo quando si manifesta si comporta da diavolo, cioè esattamente come si dovrebbe comportare un diavolo. Capite? Cioè le cose della fede dovrebbero essere semplicemente normali, una volta che uno abbia le coordinate di base essenziali. Apre la mente e l'intelligenza del lettore e prende, abbiamo già visto nei giorni scorsi, cose che sono chiaramente profetizzate nell'Antico Testamento e che sono anche il fondamento della responsabilità di chi ha messo in croce Gesù. Ce lo siamo detti tante volte, perché loro, pur avendo avuto tutti gli indizi, perché il Signore ci dà gli input, poi però ci lascia liberi, hanno indurito il cuore e la volontà, non hanno voluto vedere davanti agli occhi quello che c'era da vedere, e fino all'ultimo. Nonostante i segni su segni su segni su segni su segni, anche quando Gesù stava in croce, ma insomma, ma senti dire Padre perdonami perché non sanno quello che fanno, ma puoi metterti la mano sulla tua coscienza, almeno lì, no, se sei il figlio di Dio scendi dalla croce. Sono queste, capito, sono queste dinamiche contrastanti che fanno riflettere, però le cose della fede sono normali e si fondano, ripeto, non sullo straordinario. Perché le manifestazioni straordinarie, che il Padre Pio che dice vedo la Madonna tutti i giorni, o il diavolo che si manifesta negli indemoniati, o i miracoli eucaristici dove andremo, cioè non sono altro che il segno che il cielo dà alla nostra debolezza. Cioè le cose di fede sono le più solide e le più sicure. Ho detto infinite volte, lo ripeto un'altra volta ancora e chiudo. La famosa polemica Chiesa Galilei, su cui hanno scritto un sacco di stupidaggini. E, come dire, quelli che vogliono fare polemica e vogliono infangare la Chiesa, non era il problema la scienza e la fede, no, il problema è che era questo, perché Galilei aveva detto questa cosa qui, scusami un attimo, no? Che 2 più 2 faccia 4 è una cosa incontrovertibile, d'accordo? Le realtà fisiche io le posso riprodurre in laboratorio, quindi te le posso dimostrare in maniera incontrovertibile, ma una verità di fede no, non ha questo grado di incontrovertibilità, se no sarebbero tutti credenti. Quindi, dice, la fede è la cosa più importante, ma le verità scientifiche sono più sicure delle verità di fede. Questo diceva. Ma non è vero, perché le verità di fede sono più sicure di quelle scientifiche. Questa era la questione. Perché? Perché non si fondano sull'incontrovertibilità, ma si fondano sull'autorità di Dio. Cioè, una volta che una cosa, noi dobbiamo soltanto verificare se una data cosa sia una verità di fede definita oppure no. Studiare, quindi conoscere il magistero della Chiesa. Qual è? Basta leggere il credo della Domenica. Cioè, capite? È più facile che 2 più 2 faccia 5 che non che Gesù Cristo non sia Dio. Questo significa. E su questo si è impuntato la Chiesa e doveva impuntarsi su questo. Perché è più sicuro che Gesù Cristo è Dio che non che 2 più 2 fa 4. Questo è. E non perché ho la prova incontrovertibile, ma perché ho la certezza assoluta. Ecco perché Gesù dice: che ci avete da guardare? Toccate, guardate, mi mangio, bevo, ma tutto normale perché è tutto scritto, ve l'avevo detto. Quindi riflettiamo chiaramente su queste cose, applicandole come possiamo nella nostra vita. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre.